vuoi anche te fare delle foto incredibili con uno sfocato da paura? E allora vieni con noi, andiamo al Valentino per farti vedere come si fa. Ciao, io sono Fabio. E io sono Chiara. Siamo gli Allemandice. E oggi siamo qui per insegnarti come scattare delle foto ritrattistiche meravigliose sfruttando la tecnica della sfocatura dello sfondo. Se vuoi avere qualche consiglio in più per comporre delle fotografie stupende, clicca sul link in descrizione per qui sotto per scaricare la nostra guida gratuita. Per prima cosa, per ottenere al meglio questo effetto, ti consigliamo di utilizzare un obiettivo molto luminoso. Per i ritratti a persone ti consigliamo di usare un obiettivo fisso, perché tanto ti potrai avvicinare tu e il soggetto starà tendenzialmente fermo. Oggi usiamo un Canon 24 mm con apertura del diaframma massima a 2.8. Se invece il tuo soggetto è un animale, tanto più sei libero in natura e quindi tendenzialmente non particolarmente favorevole a farsi avvicinare o ad aspettare i tuoi tempi di scatto, ti consigliamo di utilizzare un obiettivo con uno zoom o anche un teleobiettivo. Impostiamo la macchina nella modalità priorità di diaframma. Questo ci permetterà di modificare il diaframma. Quindi andiamo a selezionare il diaframma col valore più basso possibile. Posizionati con la tua macchina fotografica davanti al soggetto e cerca di posizionarlo su una linea dei terzi, come stiamo vedendo adesso dal video. Se non sai di quello che stiamo parlando, oppure vuoi avere altre regole sulla composizione, puoi seguire il link che trovi in descrizione per scaricare la nostra guida gratuita dedicata alla composizione fotografica. Metti a fuoco il soggetto cercando di focalizzarti sui suoi occhi. Consiglio, usa l'autoscatto se usi un treppiede, giusto per non avere micromossi durante la fotografia. Ok, abbiamo visto come ottenere un effetto di sfocatura già al momento dello scatto. Ma se tu volessi evidenziare ulteriormente questo effetto o se non disponi di un apparecchio fotografico che ti permette di variare l'apertura del diaframma, sappi che puoi giocare sulla sfocatura in post-produzione. E allora andiamo sul computer e che post-produzione sia! Per il fotoritocco noi adoperiamo Photoshop ed ecco che abbiamo importato la fotografia all'interno del programma. Duplichiamo il livello con Ctrl più J se sei in Windows oppure Command più J se sei sotto Mac. Andiamo ora su Selezione e selezioniamo l'opzione Selezione e Maschera. Questo potentissimo strumento ci permette di selezionare quasi in maniera magica una porzione dell'immagine. Andiamo ad esaminare il box a destra. Sotto la voce Proprietà abbiamo l'opzione Visualizza e qui ti consigliamo di selezionare Sovrapponi, mentre per le altre impostazioni lascia pure quelle di default. Sotto troverai la voce Opacità, impostala più o meno sul 50%, ma se modificherai la barretta ti accorgerai che tutta la foto appare più o meno visibile. Il colore in cui questa si trova lo puoi scegliere dall'opzione Colore. Il menu Tendina Indica ci serve per selezionare o l'area mascherata oppure l'area selezionata. Le altre opzioni andremo ad analizzarle in seguito. Adesso andiamo a utilizzare lo strumento Selezione Rapida, W sulla tastiera. Questo è uno strumento quasi magico. Nella barra degli strumenti troverai il più per selezionare delle parti dell'immagine e il meno per deselezionarne altre. L'opzione Dimensione serve per selezionare la dimensione del pennello. Puoi ottenerla o dalla barra di scorrimento oppure col pulsante Alt e il pulsante destro del mouse, poi spostandoti a destra a sinistra. Con il tasto sinistro del mouse andiamo a selezionare grossolanamente la parte di fotografia che non vogliamo sfocare. Come puoi vedere qui Photoshop ha un po' sbagliato, infatti ha selezionato un bel po' di parti che non c'entrano assolutamente niente. Adesso ti insegniamo come andare a deselezionare queste parti. Per deselezionare delle parti andiamo quindi ad utilizzare il meno dalla barra degli strumenti oppure teniamo premuto Alt oppure Option per Mac e il tasto sinistro del mouse. Per essere più preciso puoi andare tranquillamente a fare dello zoom con Ctrl più o Command più e diminuire o aumentare il pennello di selezione.
migliorare i bordi della selezione andiamo a scegliere il pennello Migliora bordo, che puoi anche attivare semplicemente con il tasto R, e sappi che ha le stesse identiche funzionalità di quello precedente, solo è molto più preciso. L'ultimo strumento che vediamo insieme è lo strumento pennello. Questo ti permette di selezionare manualmente delle porzioni o deselezionare delle porzioni della fotografia. Qui toccherà a te scegliere ed essere preciso. Puoi scaricare questa ed un'altra foto per allenarti dal link che troverai nella descrizione di questo video. Guarda che precisione puoi raggiungere con Photoshop. Tu puoi arrivare a fare zoom fino a direttamente un pixel e usare pennelli di selezione e di deselezione di quella dimensione, quindi puoi andare veramente a fare delle selezioni super iper precise. Ad analizzare l'opzione raggi, che ci permette di decidere quanto sfumare l'area selezionata. Noi abbiamo impostato come raggio un 5 pixel. L'ultima opzione che vediamo è Output In. Questo ci permette di selezionare dove deve essere messa la tua selezione. Noi selezioniamo maschera di livello e capirai fra poco il perché. Diamo OK per completare l'operazione. Sul nostro livello è stata creata una maschera di selezione, non ti preoccupare cos'è, ne parleremo sicuramente in seguito. Sappi semplicemente che serve per nascondere o visualizzare delle parti dell'immagine in maniera non distruttiva. Selezionando la maschera e andando a premere alt il tasto sinistro del mouse andiamo a vedere come è fatta la maschera, in bianco le parti visibili, in nero quelle che non sono visibili. Selezioniamo questo livello con l'iconcina dell'occhio e selezioniamo il primo livello. Clicchiamo ora il livello con Ctrl più J o Command più J per Mac e rinominiamolo in sfondo sfocato. Come prima rendiamo invisibile il primo livello. Selezioniamo ora lo strumento lazzo o tasto rapido L. Teniamo il tasto sinistro del mouse premuto e facciamo una cornice grossolana intorno al nostro soggetto che non vogliamo sfocare. Andiamo quindi su Modifica e selezioniamo Riempi. Si aprirà la schermata con le opzioni di questo strumento. È fondamentale che nell'opzione Contenuto ci sia selezionato in base al contenuto. Premiamo OK. Photoshop cancellerà l'immagine selezionata e andrà a riempire il buco lasciato riproducendo parzialmente lo sfondo. Non ti preoccupare se sia preciso. Adesso togliamo la selezione con Ctrl D o Command D su Mac. Con il livello selezionato, tasto destro del mouse seleziona Converti in oggetto avanzato. Lo strumento oggetto avanzato è uno strumento incredibile di Photoshop, è un altro di quegli strumenti che ne parleremo tanto in seguito, ma che ti permette di non distruggere niente della tua fotografia. Ora vai su filtro e seleziona sfocatura, quindi controllo sfocatura. Il pannello di questo strumento ha una sola opzione, che è il raggio. Questo ci indica quanti pixel vogliamo sfocare nella nostra immagine. Da veramente grandissimo a niente. In questo caso noi abbiamo selezionato 50 pixel. Premi OK per continuare. Rendi ora di nuovo visibile il livello col soggetto non sfocato. Però guarda che disastro che è venuto fuori, non è assolutamente preciso. Ed è proprio qui che ci vengono in soccorso le maschere di livello, aiutandoci a fondere soggetto e sfondo. Ti ricordiamo infatti che il bianco mostra e il nero nasconde. Ma come facciamo a ottenere tutto ciò? Selezioniamo il pennello normale, tasto rapido B, e adesso ti spieghiamo le sue funzionalità. Per prima cosa scegli la dimensione del pennello, come abbiamo fatto prima, quindi da su dalla barra degli strumenti, oppure col pulsante Alt e il tasto destro del mouse. L'opacità va a definire quanto il nostro pennello influirà sulla visibilità della maschera di livello, ne abbiamo selezionato un 50%.
Il flusso invece indica quanta è la quantità di colore che mettiamo nel pennello stesso, quindi più alto è, più sarà comprente. Noi abbiamo selezionato in questo caso un 40%. Col pennello di colore nero andiamo a selezionare le parti che sono un po' troppo nette. Facendo così le andremo a nascondere. Più passerai sopra una parte, più questa verrà nascosta. Se fai un errore non ti preoccupare, basta che cambierai il colore del pennello da nero a bianco per poter rivisualizzare quella parte. Visto che livello di precisione potrei ottenere e devi tassativamente essere preciso per fondere al meglio il soggetto con lo sfondo. Ti ricordiamo che puoi scaricare questa foto e un'altra per allenarti seguendo il link che troverai in descrizione. E abbiamo anche un altro regalo per te. Puoi richiedere la nostra guida gratuita direttamente dal link in descrizione. Questa guida ti parlerà della composizione fotografica. E vediamo il risultato. Selezioniamo i due livelli insieme e trasciniamoli sulla cartellina sotto. Crea un gruppo. Questo è il prima e questo è il dopo. Ovviamente più lo sfondo è uniforme, più sarà facile creare questi effetti. Qua era abbastanza complesso. Se vuoi fare degli esercizi e allenarti, segui il link qui sotto in descrizione per trovare tutti i materiali del corso. Troverai specificatamente la foto che abbiamo fatto prima e un'altra foto che abbiamo scattato noi, su cui potrai allenarti con la tecnica della sfocatura dello sfondo. Ti ricordiamo anche che sempre nel box informazioni troverai anche il link per scaricare la nostra guida gratuita sulla composizione fotografica. Siamo curiosi delle foto che avrai fatto, quindi se hai voglia mandacele al nostro indirizzo mail allemandic@allemandic.it, così vedremo insieme il lavoro che hai fatto. E ti vogliamo rassicurare, non ti spaventare se non ti sarà stato tutto chiaro in questo video, ad esempio quando abbiamo parlato di apertura e chiusura del diaframma. Affronteremo poi più avanti questi temi un po' in modo più approfondito e ti ricordiamo anche che noi abbiamo girato questo tutorial, abbiamo scattato la nostra foto in condizioni ambientali piuttosto favorevoli, ma sappiamo che non va sempre così bene, ma anche di questo parleremo in seguito, non ti preoccupare. Quindi se ti è piaciuto ovviamente il video, questo tutorial, lasciaci un commento qui, facci sapere se hai bisogno di tutorial specifici dedicati alla fotografia. Ricordati di mandarci le tue foto perché siamo curiosissimi. Metti un like ovviamente al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao! Ciao.